l'isola delle meraviglie, la perla dei mari del sud. Bali è il paradiso tropicale per eccellenza, con tramonti romantici per amori intensi. Virginia, la nostra inviata su quest'isola indonesiana, rimane subito affascinata dalla profonda spiritualità che si concretizza nel piccolo e colorato tempio indù a Nusa Dua. L'induismo è la religione ufficiale e arrivò qui nell'undicesimo secolo, quando i re induisti della vicina Giava arrivarono a Bali conquistandola. Poi le spiagge, da quelle più selvagge a quelle più rinomate dalle emozioni forse un po' scontate. Tra queste ultime, quella di Kuta, località trendy nel sud di Bali, paradiso dei surfisti. Il versante meridionale dell'isola, e soprattutto Kuta, è una meta fondamentale per gli amanti del surf. Grazie alla presenza dei frangiflutti, infatti, che delimitano la potenza delle onde, si rivela un luogo indicato anche per i principianti. Non mancano poi le infrastrutture dedicate agli amanti di questo sport. Il sorriso dei balinesi lo si assapora però all'interno dell'isola, tra giungla e cascate mozzafiato. Una particolarità è la piantagione di Kopi Luwak, il prelibato caffè balinese ottenuto da chicchi di caffè passati tra le feci degli zibetti. Per finire Ubud, la foresta delle scimmie. Qui i templi indù hanno guardiani speciali, migliaia di scimmie che vivono indisturbate. La foresta delle scimmie è considerata sacra ed è anche rappresentativa dei principi fondamentali dell'induismo, la trinità, la felicità e il principio della rinascita.